Aiuto, ci sono volute 2 settimane per questo video, perché ogni volta che mi avvicinavo all'argomento, avevo detto nei video precedenti che ne avrei voluto parlare di un'opera che si trova quest'anno alla Biennale di Venezia, però tutte le volte in cui cercavo di approcciarmi al materiale, dovevo farmi largo tra migliaia di commenti che non è che non c'entrassero, però diciamo che erano un po' ingombranti. Ecco, i fatti nudi sono questi. In pratica, il 5 maggio appare la notizia su tutte le testate e le ANSA italiane che è stato trasportato a Venezia al fine di venire esposto il relitto del naufragio avvenuto nel 2015 nel canale di Sicilia, che causò la morte di 700 migranti circa. Rimasto anche tristemente noto proprio per il numero di vittime che comportò e anche la difficoltà del recupero, perché poi ci è voluto quasi un anno per il recupero sia del relitto sia delle salme. Un artista svizzero, Christoph Büchel, ha scelto proprio consapevolmente di portare come opera da lui firmata in rappresentanza della Svizzera questo relitto e di esporlo alla Biennale di Venezia. Quindi il 5 maggio, appunto più di un mese fa, è stato effettivamente trasportato dalla Sicilia in cui il relitto si trovava dopo il recupero e che dove già veniva, diciamo, esposto a memoria, come memorial, direttamente nel contesto di una delle più importanti rassegne dedicate all'arte contemporanea del mondo, cioè la Biennale di Venezia. Come spesso capita quando si parla di arte contemporanea, quello che viene molto spesso messo in discussione ed era molto presente nei commenti immediati di pancia alla notizia era l'artisticità di questa scelta. Tutto sommato si tratta di prendere un relitto e portarlo a una esposizione di arte. Dovete capire però che appunto per filtrare i commenti che erano prettamente attinenti al discorso artistico, ho dovuto farmi largo in un mare di commenti che con l'arte non ci azzeccavano nulla o che comunque insomma erano più attinenti al lato politico, anche in virtù del fraintendimento di base, per cui sembra che questa azione sia vista come una critica verso l'Italia. In realtà non penso, cioè io penso che a parte che non sia una critica, ma sia eventualmente un discorso che vale per tutti gli europei e per tutto il mondo. Non credo che il fatto che sia esposta a Venezia voglia in qualche modo mettere in discussione gli italiani, ecco. Però vabbè, questo è un altro discorso e lo mettiamo qua. Perché vi ho fatto l'identikit dell'oggetto? Perché volevo sottolineare che l'artista che lo rappresenta, Christoph Büchel, non è intervenuto in alcun modo su questo oggetto. La sua sola azione è stata richiedere di trasportarlo a Venezia. Oltre a tutti i dibattiti politici meramente che ne possono nascere, quindi è abbastanza normale che ne scaturisca un altro di discorso, ciò che a me capita ovviamente di sentire mettere sul banco molto spesso, cioè se un qualcosa del genere, un'opera del genere, può definirsi arte o meno. E quindi molti dei commenti nel mucchio di quelli indignati o in difesa o meno o più politici, bla bla bla, c'erano tantissimi che hanno messo in dubbio l'artisticità dell'opera. Andando a ritroso sulle notizie del mese scorso, ne ho recuperati un po' che mi sembrano emblematici, cioè dal più basico che si chiede arte. Questo è dubitativo. Cosa c'entra con l'arte? Mi piace che lo formuli come domanda, anche se presumo che l'intenzione volesse essere una domanda provocatoria. Cosa c'entra con l'arte? Questo
Questo invece non fa domande, ha certezze, e a me ha divertito molto perché mi ricorda la pipa di Magritte. Non so se avete presente l'opera Il tradimento delle immagini di Magritte, però diciamo che è molto iconica e raffigura una pipa sotto cui non c'è la frase in francese, se si ne pen pipe, questa non è una pipa, e appunto perché la pipa del dipinto è una pipa dipinta, quindi non è una pipa reale. C'è tutto questo trip concettuale dietro. Quindi mi piaceva molto il commento, ma questa non è arte, perché è la stessa cosa, no? La negazione di se stessa. Cioè, se fosse vero che questo tipo di cose non fossero arte, sarebbe oltremodo interessante. Tra l'altro ci sono artisti che hanno esposto opere con la targhetta, questa non è un'opera d'arte, per cui è tutto bellissimo. Poi c'è il cuginetto che dice questa non è arte, stop, che è telegrafico. Lo so che avevo detto che non avrei messo i commenti non attinenti all'arte, però ce n'erano talmente tanti uguali a questo che, cioè, che tiravano in ballo i terremotati che non ho potuto esimermi. Però mi piaceva questo perché sembrava proprio la moglie del reverendo Lovejoy, no? Pensate ai terremotati, perché nessuno pensa ai terremotati? A parte che comunque su qualsiasi disastro, su qualsiasi incidente, su qualsiasi evento drammatico in genere, sono state prodotte opere letterarie, opere artistiche, opere figurative, cioè io non penso che il barcone della Biennale tolga qualcosa a eventuali volontà di fare opere sui terremotati, cioè non sono due cose in conflitto. Comunque so che non dovevo mettere benaltrismo, però mi piaceva riflettere sul fatto che applicarlo all'arte non ha molto senso perché l'arte veramente parla di tutto. Anche di questo genere di commenti ce n'era parecchi, che tirava in ballo diversi artisti, Canova, Raffaello. Io ho voluto un attimo mettere, e intanto Caravaggio sta a rigirarsi nella tomba, perché anche questo mi ha fatto un po' ridere, perché penso che Caravaggio non sia proprio l'esempio migliore. Stiamo parlando di un artista che nella sua contemporaneità è stato apprezzato, ma è anche stato considerato estremamente blasfemo. Per farvi capire, un dipinto di grande formato di Caravaggio che raffigura la morte della Vergine è stato considerato sacrilego perché usò come modella per il cadavere della Vergine, per il corpo morto della Vergine, il cadavere ripescato da un fiume di una prostituta. E non era la prima volta che usava delle prostitute come modelle per la figura di Maria, per cui io non lo tirerei in ballo proprio come esponente, insomma, di un'arte che non è controversa. Stiamo parlando di un assassino che è sfuggito alla sua condanna, comunque. Però, al di là di quello, io ho capito il senso che c'è dietro ed è quello a cui voglio arrivare. Cioè, mentre Caravaggio faceva cose, questo, il barcone, non è fare cose. Ecco, penso che il ragionamento dietro fosse quello. Però, ecco, forse appunto Caravaggio non è proprio nella posizione di rivoltarsi nella tomba. Ecco, questo è interessantissimo, ma l'ho messo per sfatare un attimo due miti, che non avrebbero in realtà bisogno di essere sfatati, però siccome a volte certe cose diventano un po' delle cantilene, un po' ripetute senza rendersi conto, direi di soffermarci un secondo, di premere il tasto pausa e di scavare un attimo. Il commento, appunto, ve lo leggo, di questa signora è: quella è una bara e non mi sembra il posto giusto, mica è un cimitero. Prima nota, i cimiteri sono luoghi di arte, comunque, beh, questo sarebbe il meno, cioè i cimiteri monumentali sono musei a cielo aperto. Comunque va bene. Macabro, orribile, fate arte, non politica. Fate arte, non politica.
Non so, cioè non sono due cose distinte, cioè cosa vuol dire fatte arte non politica? Cioè, c'è un'entità formata che si chiama arte che è distinta dalla politica. Cioè non sto dicendo che tutta l'arte è politica, anche se, però, cioè, no, non esiste. L'arte è un magma che sta in piedi perché assorbe delle cose, assorbe cose del mondo che le sta intorno e non solo. Cioè perché dovresti esiliare un argomento dall'arte? Tra l'altro, l'arte da almeno, a parte che l'arte è sempre stata politica, anche qua ci addentriamo in un ginepraio, però. Quando veniva usata per la divulgazione religiosa, aveva un intento politico. Quando i fedeli erano analfabeti, l'arte serviva per illustrargli la Bibbia. Però anche a togliere, diciamo, queste controversie ideologiche, dal Settecento in poi l'arte è stata anche politica. Pensiamo alla libertà che guida il popolo, pensiamo. Ho una carta incredibile in questo momento. Prendiamo un dipinto contemporaneo alla Libertà che guida il popolo, La zattera della Medusa di J. Colt. È un dipinto bellissimo. E chiaramente, a differenza che il barcone, qua J. Colt ha fatto qualcosa, ha dipinto quest'opera. Ma cosa raffigura quest'opera? Raffigura un fatto di cronaca, cioè il naufragio di una nave. E l'equipaggio che in mancanza di scialuppe viene imbarcato su una zattera, quindi destinato alla morte. La tematica è quella, cioè banalmente, non, è quella, non potete negarmi che sia arte. Comunque, l'arte è vampirizza tutto, quindi parla anche di politica, non sono due cose in antagonismo. Appunto, fate arte non politica. Specialmente nei posti dedicati all'arte. Vabbè, basta con questa ossessione della politica. Cioè io già non ho capito la gente che crede che la politica sia una cosa come il calcio, che puoi escluderla dalla tua vita e vivere bene lo stesso. Comunque, vabbè, questo è un altro discorso. Non ne possiamo più, ci viene la nausea. Vabbè. No, vabbè, un corno. Torniamo un attimo indietro sul discorso: questa non è arte, ma è una cosa macabra. Questa non è arte, ma è politica. Questa non è arte, ma è celebrazione della morte. Ok? L'arte ha sempre parlato della morte. Quello che ci ha resi umani rispetto alle altre bestie è stato renderci conto del concetto di morte, avere coscienza del concetto di morte. Fin da quando l'Homo sapiens è Homo sapiens, produce arte che ha relazione con la morte. Pensiamo alle tombe degli antichi egizi, molta dell'arte dell'epoca era contenuta nelle tombe. Se non vogliamo andare a epoche così remote, pensiamo a Guernica di Picasso, che è un'opera politica, un'opera che parla di morte, un'opera che parla di guerra, è un'opera che parla di fatti di cronaca reali, cioè, non lo so, e ha subito la stessa contestazione, ok? Però mi spiegate cos'è l'arte, secondo voi? Cioè, di cosa è Fiori? Natura e morte, non lo so. Vabbè, io dovrei essere super partes, mi ero ripromessa di essere super partes, però ovviamente la maschera è caduta subito. Andiamo avanti. Ho preso un commento che riassume tutti i precedenti, con toni abbastanza pacati. Vorrei solo capire come si può collocare il relitto di un barcone di epoca contemporanea in un'esposizione dedicata all'arte. Questo è il punto nevralgico, nel senso che se andiamo a scavare su tutte le obiezioni fatte, abbiamo già avuto modo di dire che l'arte si è occupata tante volte, sia della morte, sia della politica, bla bla. Però quello che differenzia questa opera,
dell'artista svizzero, da quella che abbiamo nominato, anche la Zattera della Medusa, che per argomento è vicinissimo, è l'aspetto fattuale, cioè c'è l'idea che l'arte sia la produzione di qualcosa. Qua invece abbiamo un barcone che è stato semplicemente preso e spostato. Però questo è un fraintendimento che nell'arte contemporanea si sente molto spesso. In realtà la risposta alla domanda se questa sia un'opera d'arte e come si possa esporre il barcone come opera d'arte ha una risposta molto semplice e che è un po' lo stesso concetto di quando si dice guardare il dito anziché la luna. Se qualcuno ti indica qualcosa, invece che guardare quello che ti sta indicando, tu guardi il dito, la mano, fraintendi qual è la destinazione. Ecco, la frase che riassume il discorso e spiega cosa ci faccia lì quest'opera è: non è il barcone a essere l'opera d'arte, è l'azione dell'artista di portarlo lì. Si può annoverare quest'opera nella macrotipologia delle azioni artistiche. Büchel non ha inventato nulla, in realtà si sta inserendo in un binario che esiste già da tantissimi anni, appunto a rappresentare l'opera. In questo caso non è il nudo oggetto, è l'azione che lui ha intrapreso, che è anche un'azione chiaramente intellettuale. Le azioni artistiche di questo tipo hanno un grande padre ideologico che è Marcel Duchamp. Dirò Duchamp all'italiana perché sennò non si capisce di chi stia parlando, però ovviamente la severità vorrebbe che la P cada nella pronuncia. Comunque, il buon Duchamp, una delle sue opere per cui è più famoso sia in positivo sia in negativo, è La Fontana. Eccovi qua una diapositiva della Fontana. E la Fontana non è altro che un orinatoio, ma è sbagliato dire così, no? Sì, perché era un orinatoio e adesso un'opera d'arte. In realtà nemmeno perché oggi quando vediamo quest'opera esposta non è quella originale. Non è quello originale che espose Duchamp all'epoca, la prima versione, perché una cosa molto importante che disse Duchamp era che non era rilevante conservare l'originale, era rilevante il concetto, per cui anche tu da casa puoi estrarre un orinatoio da un bagno pubblico e portarlo in un museo ed esplorarlo e dire che è una fontana di Duchamp. Ecco, è una spiegazione molto barbarica, ma rende l'idea, appunto, non c'è nessuna feticizzazione dell'originale. Quindi l'opera di Duchamp non è l'oggetto artistico, ma è il discorso e l'azione che c'è dietro. A suggerire il senso dell'azione di Duchamp è il titolo, Fontana. Non l'ha intitolato orinatoio. L'orinatoio viene preso, spostato su un piedistallo in un museo. La sua natura ontologica, la sua essenza, la sua identità, in questo gesto viene trasmutata. Non verrà mai più usato come orinatoio. Non escluderei nulla, però diciamo che concettualmente così, non verrà mai più usato per il suo scopo originario, ma esposto come un'opera d'arte, diventerà un'opera d'arte. Questo era il discorso di Duchamp. Se voi vedete la fontana di Duchamp, di quale partito siete? È ancora un orinatoio? Anche se non è in un bagno pubblico? Anche se non è più utilizzato, se il suo scopo è andato a decadere, oppure è l'opera d'arte di Duchamp, la fontana di Duchamp. Ecco, il concetto è più o meno quello. Purtroppo con la musealizzazione noi siamo molto abituati a pensare alle opere d'arte come oggetti isolati, che non cambiano anche se spostati, anche se viene cambiata la collocazione, ma in realtà ogni opera d'arte è in relazione con l'ambiente attorno.
e l'ambiente attorno cambia l'opera d'arte. Pensiamo al David di Michelangelo, da quando si trova alle gallerie dell'Accademia di Firenze, la sua presenza scenica è molto più imponente di quella che aveva nella collocazione precedente in Piazza della Signoria. Questo perché ogni opera d'arte, ogni oggetto interagisce con l'ambiente attorno a sé e viene modificato dall'ambiente come una parola a seconda del contesto. Se io vi dico sono andata nel bosco e ho visto un tasso con un sacco di foglie, la parola tasso in quel contesto vi suggerisce l'idea di un albero. Ma se vi dico sono andata nel bosco e ho visto un tasso con un musetto tenerissimo, voi capite che anche se è la stessa parola, si sta parlando di un animale perché ha cambiato il contesto. Anche gli oggetti sono da considerare delle unità all'interno di contesti, per cui il loro significato cambia a seconda del contesto dove si trovano. Ecco, quindi prendere un qualsiasi oggetto e spostarlo di contesto avrà una valenza, farà cambiare il discorso, arricchirà il discorso. Spostare il barcone dell'incidente del 2015 alla Biennale di Venezia aggiunge qualcosa al contesto, obbliga quell'oggetto a essere in relazione con l'ambiente attorno. In pratica è questo il discorso. Senza poi entrare nel merito se sia giusto o sbagliato. Io penso che intanto uno dei discorsi base sia che stiamo parlando del relitto di un naufragio, quindi un relitto che è anche stato nelle profondità marine. In qualche modo esporlo in una biennale d'arte così famosa è un po' un ribaltamento, una negazione, qualcosa che era nascosto, che viene invece forzatamente portato all'attenzione. Christoph Bückel molto spesso come artista lavora sul concetto di voyeurismo, cioè di istinto umano a spiare dal buco della serratura e a volte obbligare. Gioca molto sull'obbligare l'essere umano a guardare le cose, a confrontarsi con le cose. L'arte molto spesso ha preso questa direzione, prendere qualcosa che fa parte di un rimosso della società e portarlo invece all'evidenza in modo anche abbastanza disturbante, come può essere in questo caso. Prendere qualcosa che era nascosto e portarlo davanti agli occhi di tutti in un contesto del genere, quindi è già un'azione chiara. Penso che poi l'azione abbia tanti strati di significato. Quello che gli è stato dato dichiaratamente è sensibilizzare le coscienze, che ovviamente è una frase che ha scaldato tantissimo gli animi. Non, ho detto non voglio entrare nei meriti del giudizio, però per dovere di cronaca dico che per esempio il quotidiano La Verità ha interpretato comunque questa azione come un'azione blanda e banalizzante, perché avrebbe portato questo relitto in un contesto che lo rende glamour, perché comunque la Biennale di Venezia e Venezia stessa sono un contesto di turismo, di vacanza, di lusso, per cui l'accostare questo relitto a farlo diventare una specie di oggetto dello scenario, in qualche modo secondo loro lo depotenzierebbe. C'è chi invece è dell'avviso che serva perché non tanto noi che lo vediamo in foto, ma gli spettatori della Biennale saranno costretti a guardare in faccia quelle cose che teniamo a nascondere sotto il tappeto, ecco. Però appunto queste sono secondo me riflessioni che ognuno si fa a livello personale, però bisogna avere gli strumenti per arrivare fin qua. Se viene mistificato in partenza il discorso pensando all'oggetto relitto come se fosse un'opera d'arte, non si arriva a questa riflessione. Bisogna tenere presente che l'opera d'arte di cui discutere è l'azione dell'artista,
Quando si parla sempre di navi, quando Banksy ha abusivamente esposto l'opera in cui criticava la presenza delle navi da crociera di grossa stazza all'interno dei grandi canali di Venezia, cioè l'aspetto realizzativo era molto secondario al discorso che lui voleva fare. Lui voleva essere lì a Venezia per parlare di un problema di Venezia. Quando sei un artista devi partire dal presupposto che quello che andrai a portare a una manifestazione d'arte andrà sempre a interagire con l'ambiente. Quindi la cosa più interessante che si può fare nell'arte è creare arte per quell'ambiente, un'opera che vada a dialogare con quell'ambiente. L'opera di Büchen, Il barcone, è puro dialogo. Lui diciamo, non ha portato niente a livello manuale, ma ha portato qualcosa solo a livello concettuale, ecco. Non pensiamo che l'abilità di un artista stia solo nell'aspetto realizzativo, perché deve avere l'artista anche l'abilità, soprattutto se realizza opere ambientali, di far interagire quell'opera con il contesto, ma è qualcosa che dovrebbe essere istintivo a tutti, no? Persino un disegnatore che produce un disegno è influenzato dalla committenza, è influenzato dalla richiesta, è influenzato se conosce un minimo il tipo di persona a cui quel disegno sarà destinato. Anche inconsciamente sarà influenzato nel realizzarla. Per cui padroneggiare i contesti sociali è essenziale per un artista che vuole esporre, soprattutto in rassegne così importanti. Io non so dire se in questo caso Büchel avesse una idea chiara del contesto in cui andava a esporre. È per esempio interessante che un'opera del genere venga esposta proprio accanto all'Arsenale di Venezia, che di per se stesso ha un doppio significato, perché nell'Arsenale di Venezia si trovavano effettivamente i cantieri delle navi, quando venivano costruite, quando venivano armate. L'Arsenale a sua volta è poi diventato un luogo di esposizione di arte, quindi ha già questa duplice natura, no? Questa duplice natura di luogo di arte adesso e di luogo che non era un luogo d'arte prima, cioè già il contesto è mutato, come il significato cambia il contesto, per cui adesso l'Arsenale è un museo d'arte, così il contesto cambia il contenuto. Quindi opera d'arte o no? Il relitto non è un'opera d'arte, l'azione intrapresa è artistica, poi c'è solo da disquisire sull'efficacia, se è stata un'iniziativa efficace o se invece raggiunge una sorta di effetto opposto a quello che ci si aspettava, forse. Però la cosa bella quando si parla di arte è che tutte le reazioni sono interessanti, cioè anche se la reazione dei fruitori fosse un rifiuto, un muro mentale, non sarebbe necessariamente un fallimento dell'azione artistica, sarebbe comunque una risposta da prendere in considerazione, ecco, degna di analisi in ogni modo. E comunque le opere d'arte continueranno a essere macabre, continueranno a parlare della morte e a mostrare quello che tendiamo a rimuovere per non pensarci. Lo farà con i migranti, lo farà con i terremoti, lo farà con i disastri naturali, con i disastri dovuti all'incuria umana e con buona pace di tutti quelli che pensano che l'arte sia dipingere cose belle e appendersele in salotto. Che fatica e che caldo! E direi che ho parlato abbastanza. Mi raccomando, andate a vedere la Biennale che è sempre molto divertente. Io faccio sempre l'errore di farla in 2 o 3 giorni e quindi di morire ogni volta di stenti, però è veramente anche per un neofita, credo che sia un ambiente molto suggestivo e molto divertente. Poi girare per Venezia è sempre meraviglioso. Io spesso
Poi posso dedicargli non tutto il tempo che vorrei perché vengo fagocitata dal Festival del Cinema, però comunque, insomma, vabbè, un amore alla volta, ecco. Non mi resta che dare un nacio a tutti e tanti nachos.